C'è dunque una guerra che si combatte sul campo, poi un conflitto energetico, un conflitto finanziario, fino ad arrivare a una guerra cibernetica. Guardate che cosa è accaduto al nostro paese tra giovedì e venerdì. Non solo pirateria informatica, ma veri e propri attacchi cyberterroristici. Dalle 10 della sera di giovedì, siti internet del Ministero degli Esteri, dei Beni Culturali, dell'Istruzione, fino a quello del Consiglio Superiore della Magistratura, sono stati colpiti dal collettivo filorusso Killnet. Per identificare i nomi degli autori dell'attacco, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo ed ha affidato le indagini ai PM dell'antiterrorismo. I server degli enti obiettivo degli hacker sono stati saturati con un traffico dati anomalo, che ne ha bloccato l'accesso. Inquietante il messaggio che ha preceduto l'attacco. Fuoco a tutti, hanno scritto i componenti del gruppo filorusso. Una sorta di chiamata alle armi, da cui è partita l'offensiva in rete contro i siti italiani di istituzioni, quelli di aziende, dei media e degli organi giudiziari, risparmiati solo i server del Sistema Sanitario Nazionale. La settimana scorsa Killnet aveva già preso di mira il nostro paese, colpendo i siti del Senato, dell'ACI e persino quello dell'Eurosong Contest di Torino. Dal 24 febbraio scorso l'allarme è alto, ha detto il direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli, che ha poi concluso: prevediamo un aumento dei rischi di attacco. Intanto a Mosca il presidente Vladimir Putin ritorna sulle aggressioni informatiche contro la Russia. Durante la riunione del Consiglio di Sicurezza ha dichiarato che gli attacchi degli hacker lanciati da diversi punti del mondo nei confronti del suo paese sono tutti falliti, come anche le sanzioni. Putin ha poi aggiunto che gli specialisti russi sono riusciti a garantire la protezione dell'intera infrastruttura informatica e che dal 2025 il suo paese farà a meno dei sistemi stranieri.